Vi auguriamo buona visione. Buona visione. Grazie. Buona visione. Grazie. Di aver selezionato in questo festival, perché racconta come troppe volte la fatica, il dolore, la pena di questa cosa che è il teatro, la tensione. Sei stato bravissimo proprio a catturare delle cose, insomma, che sono anche dei segreti di solito che rimangono tra quel momento, insomma, quel momento prima di andare in scena. E lì te la fai sotto. Quindi nulla, io volevo giusto salutare, adesso vi lascio al pubblico per fare altre domande, sarà in compagnia con Emanuela Martini che è qua, ciao, che eventualmente forse anche Marisa, non so, per moderare, c'è una tua fan che ti voleva salutare. Se per caso dopo hai voglia raggiungi la 5 per te, poi la cena dopo. Ok. Ragazzi, Alessandro Gasman è già stato consiglio. Grazie! Comunicazione di servizio, amore, hai trovato il mio cellulare? Non lo trovo, spero di non averlo perso. Scusa. Ah, non guardate le chiamate. No, era spento. Allora, ciao, sono Emanuela. Ciao. Ciao, sono Giancarlo Scherini. Parto subito, visto che siamo a un festival di cinema, la prima cosa, Tim Burton. Sì. Sì, io sono sempre pensato che Burton, non so se l'abbia fatto, ma non so, qui c'è un... Ha mai fatto teatro? No. Burton? No. Beh, insomma, manca un po', dovrebbe farlo, secondo me. E secondo me dovrebbe fare al cinema Riccardo III. Sua moglie e sì. E dovrebbe farlo Johnny Depp. Sua moglie sarebbe un Riccardo III fantastico. Era sua moglie è una grande attrice di teatro, però veramente credo che quel mondo gotico crepuscolare, intriso di sangue, di freddo, di fango e di visioni sia proprio, sia dal punto di vista cinematografico, l'esempio più entusiasmante per quello che riguarda i miei gusti è proprio Tim Burton, e quindi ci sono andato a pie pari, ci sono andato con convinzione, raccontando però altro, quindi diciamo che nella forma va verso Tim Burton, poi il lavoro che è stato fatto è un lavoro che mi è personale e che è mio, insomma, ecco, quindi diciamo che è stata un'ispirazione importante. Insomma, no, ma quello, ma io quello il trucco, prendo spesso per le mie regie teatrali, soprattutto parlando con Gianluca Modio che è qui, che è lo scenografo, prendiamo dei pittori, ad esempio per La parola giurata, che è uno spettacolo portato in giro per 3 anni, avevamo preso chi era in quel caso? Edward Hopper. Sì, Edward Hopper, e siamo andati diretti dentro il mondo di Hopper e faceva un ottimo servizio a un dramma ambientato negli anni 50, e qui mi sembrava più giusto. Poi qui c'è anche un po' William Blake. Sì, ecco, certo. Quindi, sì. E però poi vedendolo, a me vengono in mente anche degli altri Riccardi. Non mi viene in mente Olivier, perché c'entra molto poco. Neanche. Non mi viene in mente neanche Pacino, se non nel rapporto scena. Secondo me l'esempio, posso dire, per mi viene in mente Lon Crane. Lon Crane e McKellen. Appunto, Lon Crane, sì, McKellen sì, però io ricordo più McKellen in quel caso. Sì, vabbè, no, ma cioè Lon Crane è il regista, però è McKellen. Sì, sì, sì. È sicuramente il Riccardo più bello fatto al cinema, sono d'accordo con te. E ho l'impressione che ci sia appunto c'è Burton, che poi diventa anche un po', poi via via che procedi il trucco, sarà che all'inizio sono i primi trucchi, poi diventa sempre... Sì.
lo porta anche un po' verso la maschera della tragedia greca. Com'è? Sì, sicuramente, c'è anche un po' nell'assetto, perché insomma, io sono a metà del 93, volevo, non potendo fare il piccolo gobbo, perché sono troppo grosso, ho deciso di ingigantirlo e di ridurre il mondo che aveva intorno, e quindi ho preso tutti attori che stimo profondamente, ma anche non diciamo diversamente alti. e diversamente non sono, cioè sono il più alto, 1,70 m, diciamo che. Mauro, quanto sei alto? Io 1,73 m, più alto 1,73 m, okay, okay. E gli altri sono tutti più piccoli, e io invece in scena divento 2,05 m circa, quindi e anche le porte di scena sono costruite più piccole, quindi è un mondo, parla di diversità, e quindi secondo me poco interessa che sia fedele all'originale, che peraltro è stato ritrovato in un parcheggio di Londra 6 mesi fa. E hanno fatto l'analisi del DNA attraverso un suo discendente, sì. Pare fosse proprio lui, ed era veramente molto piccolo e molto storto. Ma erano quindi tutti molto più piccoli, però comunque. Sì, però in realtà aveva un volto molto bello, non era brutto, cioè aveva una bella faccia, quindi è esattamente il contrario di quello che ho fatto io, però fa schifo uguale. Senti, ma ti capita, a parte, visto che ti dividi tra cinema e teatro, a parte questo caso in cui ci sono i riferimenti, c'è il gotico sicuramente, che è nel proprio insito, in tutto Shakespeare, in particolare nel Riccardo III, che è la più gotica delle... Ti capita altre volte, cioè, di ispirarti al cinema quando decidi di fare un'operazione teatrale e viceversa? Sì, sempre utilizzo, come avete visto, qui l'ho fatto molto, in altri spettacoli anche, forse in alcuni in maniera diversa, però utilizzo sempre il sistema delle proiezioni, che mi aiuta a fare un montaggio di tipo cinematografico per non rallentare la narrazione. E poi sì, io vedo il teatro come un luogo di sperimentazione e di ricerca continuo, di miglioramento continuo. Il grande vantaggio che ha il teatro è che tutte le sere puoi veramente un po' fare un passino avanti, insomma. Ecco, una volta ci fu un attore durante la tournée dei Giurati, avevamo fatto la prima, e mi disse, era un attore peraltro molto anziano, Nanni Candelari, che saluto, e il più anziano di tutti noi, che fece un errore gravissimo, che chi mi conosce che stavano tutti un po' intorno non terrorizzati, ma solo sapevano che la cosa mi dava molto fastidio, e disse, beh, era tutto contento che la prima andò molto bene, e disse, beh, meglio di così non la possiamo fare. 7-8 persone gli si avventarono contro, come ti permetti? No, non così, perché era un signore anziano, quindi eravamo molto rispettosi, però insomma gli facemmo capire che per noi era abbastanza mediocre l'esecuzione, e da lì in poi avremmo dovuto crescere anche molto. Però sì, il cinema è un'ispirazione per i miei spettacoli continua, e lo è stato con la mia prima regia teatrale, che era La forza dell'abitudine di Thomas Bernhard, probabilmente, anzi sicuramente lo è stato un po' Fellini con il suo Immagine del mondo del circo, e anche un po' Il cielo sopra Berlino, per l'Immanuel Kant, che è sempre di Thomas Bernhard, che era ambientato su una nave, su un vaporetto. Anche lì c'era un po' la nave va di Fellini, ma c'era anche Titanic, che peraltro citavamo nel testo di Bernhard, perché c'era una milionaria pazza che diceva siamo i padroni del mondo a un certo punto, peraltro quello fu uno spettacolo che mi diede grandi soddisfazioni, perché vinse un premio UBU ed era totalmente inaspettato, perché avevamo veramente fatto carne di porco del genio di Thomas Bernhard, ma sono convinto che sarebbe stato molto contento, perché il pubblico rideva tanto. Di solito con Bernhard è difficile ridere, insomma. Sì, il cinema sì, ma io il vero protagonista qui non sono io, è Giancarlo Scarchilli, che si è fatto come si suol dire un mazzo tanto. Hai lavorato per passare dal teatro al cinema? Ma tutto è nato perché Alessandro mi ha chiamato dicendo: Giancarlo, un po' che non c'è da, vieni, andiamo a vedere uno spettacolo che ho fatto soltanto la regia, che è uno spettacolo con Scarpati, Arieti. Sì, che è peraltro in giro quest'anno. Esatto. E io, avendo visto tutti gli spettacoli di Alessandro come regista, fin da proprio dal debutto, perché insomma, c'è un grande rapporto di amicizia che ci lega, insomma, è parentela, non è più neanche amicizia. E a un certo punto, visto lo spettacolo, sono rimasto talmente colpito proprio dalla capacità proprio registica di questo spettacolo, che neanche c'era come attore. E mentre tornavo in macchina c'è proprio un flash, ho immaginato lui, Riccardo, davanti allo specchio, che mentre si trucca rivede tutto quello che l'ha condotto a quel momento, che poi si scoprirà essere la sera della prima. Ne parlo subito a Alessandro, dico: guarda, c'è questo flash, dice, guarda, mi piace molto come cosa, dice, io inizio tra 3 giorni le prove.
Io al volo ho preso la troupe con gli operatori con cui ho girato Vittorio racconta Gassman e ho cominciato stabilendo dei giorni di ripresa. Il primo giorno che lui ha incontrato gli attori gli ha spiegato lo spettacolo. Poi il primo giorno che ho cominciato a fare la lettura a tavolino. Il primo giorno che sono entrati a Pomezia con la scenografia che mano a mano viene montata. E cercavo sempre di avere, come posso dire, uno step di avanzamento. Come lui, cioè. Il primo giorno dei costumi, la prima scena che comincia a montare, fino alla prova generale che ho ripreso su a Padova e la sera del debutto tutto quello che accadeva fino al momento dell'entrata in scena. È molto giusto. Questa era, diciamo, perché quello che mi interessava era proprio indagare all'interno di un regista attore, in questo caso Alessandro Gassman, tutto quello che lui ha indagato all'interno di questo personaggio. E la cosa che ho cercato di fare, poi, avendo poi detto un rapporto molto di grande amicizia, veniva a volte di parlare a me, dicevo sempre no, non mi parlare a me, tu fai tutto quello, anche lì quando si trucca, dico tu io non esisto, tu rifai tutti i gesti naturali di quello che a te viene di fare normalmente quando sei davanti a uno specchio. E mi ha avvantaggiato molto che con molti, diciamo, attori che erano in scena con Alessandro c'era già confidenza, quindi era come se in realtà con i due operatori con cui preso sì, ce li siamo dimenticati in qualche maniera. Io un po' sì. Cioè, ma è veramente ce li siamo dimenticati, perché io quando ho visto la prima volta il lavoro che ha fatto Giancarlo mi sono molto ero veramente curioso di vedere come andava, perché non mi rendo conto, io sono un po' in quasi in una forma di trance, come avete visto, sono un pazzo, un essere da non frequentare, perché mi vengono delle immagini, delle cose, quindi seguo dei raptus sani, per fortuna, non omicidi, però cerco di spiegarmi usando tutti i mezzi, anche quelli PB, e quindi è stata veramente una sorpresa per me, perché non mi ero mai visto, diciamo, in quelle condizioni. E un'altra cosa che mi ha spinto è stato quello, come già era successo con Vittorio racconta Gassman, che la cosa che ci ha spinto con Alessandro a partire per quell'operazione, cosa è stato? Sfatare dei luoghi comuni. Cioè, tutti pensavano che Vittorio Gassman fosse un attore classico e che fosse uno pieno di sé, ricco di questa personalità. In realtà Vittorio è stato un grande innovatore, perché ha rivoluzionato il teatro, il cinema e la televisione, ed era una persona di una timidezza, di un pudore. Io ero un ragazzino agli inizi della carriera e vedo i pudori di Vittorio che mi colpirono molto. Quindi con Alessandro ci siamo detti, cerchiamo di far capire chi era realmente Vittorio Gassman. Qui c'è stata un'altra sfida da parte mia, il luogo comune che molti considerano Alessandro, magari molto come attore, non capendo il suo vero grande talento di regista. Cioè quello che mi ha sorpreso vedendo le sue, e non lo dico perché lui mi conosce, dice abbastanza quello sempre che pensa, io trovo che lui c'ha veramente un grandissimo talento come regista, e quindi questo lavoro in qualche modo, e io poi l'ho scoperto seguendo tutte le prove, perché io spesso vedo il risultato finale del suo lavoro che mi colpiva molto. Seguendo poi le prove, ho visto proprio il suo artigianato, veramente lui prendeva la scopa e pulì al palcoscenico, curava ogni minimo dettaglio, ogni cosa. E questo mi ha ricondotto poi al cinema, perché io nasco dal cinema. Quando ho cominciato con Sergio Citi e con Vittorio Gassman, fine anni 70, inizio anni 80, come, e alla Moviola accanto c'era Fellini che stava facendo prova d'orchestra e veniva a trovarci perché c'era la Masina, poi quando abbiamo fatto Sogni e Bisogni, ti accorgevi di questo artigianato che nel cinema era molto forte negli anni 70-80. Io mi ricordo con Sergio Citti, quando dovevamo partire per un film, mi ricordo per Minestrone, che poi c'era Benigni, Pioani, Dante Spinotti, che facevo, io collaboravo alla regia, alla sceneggiatura, il capo elettricista oppure l'attrezzista, che era Gianni Fiumi, noi lo avvisavamo 6 mesi prima perché volevamo proprio lui, perché sapevamo quanto era importante avere quel tecnico, quella cosa. Ecco, nel teatro di Alessandro ho ritrovato questo, cioè questo affidarsi lui, il rapporto con Massimo Tamaglio, con Clavari, cioè i suoi riferimenti, col costumista, con lo scenografo, vedevi questa famiglia che si crea attorno a uno spettacolo, che c'è anche nel cinema, quando il cinema è fatto bene, ed era bello ricreare questo, ma più che altro far capire realmente il suo metodo di lavoro e la qualità estrema con cui poi lui riesce a fare degli spettacoli, a volte molto difficoltosi, ma renderli sempre molto fruibili per il pubblico. C'è una battuta che lui dice: voglio che il mio spettacolo, anche se viene un bambino di 5 anni, capisca tutto. Sì, ma io voglio andare oltre, perché voglio invitare a Roma, dove chiuderemo la nostra tournée, Razzi. Avete presente Razzi? Se lo capisce Razzi, ho veramente vinto. Ascolta, due cose, poi lascio le domande al pubblico. No, volevo sapere se ti ha imbarazzato, stimolato. Tuo babbo ha fatto un Riccardo III con Ronconi nel 68. Qui io avevo 3 anni,
non me lo ricordo, non esistono filmati, esistono critiche meravigliose, sì, come vi lascio immaginare, fotografie meravigliose, scenografie di Mario Ceroli, sì, gigantesche, 40 attori, insomma era una roba gigante. Non mi dispiace non averlo visto, onestamente, certo, perché ho lavorato in grande libertà. So che peraltro fu uno spettacolo che divise un po', perché c'era da una parte una costruzione registica con un Ronconi all'epoca veramente al massimo delle sue, non che adesso non lo sia, ma insomma era veramente in un momento molto vivace dal punto di vista creativo, quindi aveva fatto uno spettacolo eccezionale, però si erano formate, come spesso succedeva con mio padre da giovane, due fazioni, cioè erano 20 attori gasmaniani contro 20 attori ronconiani, e si dice questo, poi insomma, Luca non ho mai parlato, ma si mormora che insomma alla prima lettura a tavolino si misero tutti a tavolo, i 20 gasmaniani che guardavano in cagnesco i ronconiani, e lessero tutto il testo. Mio padre fece tutto già perfettamente, già a memoria perfetta, eccetera eccetera eccetera. Finì la prima lettura e disse: bene ragazzi, io grosso modo lo faccio così, debuttiamo fra 35 giorni, ci vediamo alla generale, mi raccomando, buon lavoro. E se ne andò perché stava girando un film non so dove, quindi questo fu il rapporto, sì, con Ron, che sono, insomma, però venne bene uguale, erano bravi tutti. Io non me la sentirei, non sarei proprio in grado, non avrei le capacità di farlo, ma insomma faceva anche questo. Beh, il metodo Duse, sai, per la, sì, la Duse è la stessa cosa, lei non prova mai con gli altri attori, arriva soltanto la prova generale o addirittura al debutto, perché non voleva vedere gli altri attori. E la Duse si faceva addirittura costruire un tunnel di quinte per non essere vista che in scena dagli altri attori, quindi c'era un tunnel di quinte che partiva dal suo camerino, entrava e poi in scena gli attori la vedevano, non lei mai il personaggio, quindi non avevano rapporti. Beh, era teatro da altri tempi, insomma, ci fu, questo è un aneddoto del teatro che fa sempre, ci fu un grande attore che credo Ermete Zacconi, che arrivò a Livorno, peccato che è andato via Virzì, ma c'è un altro livornese lì, arrivò a Livorno e erano tempi molto duri ed erano credo 3 settimane che la compagnia non veniva pagata. Quindi il rappresentante degli attori andò dal maestro, che si chiama maestro, le dico: maestro, scusi, ci scusi se la disturbo, dica, un po', già un po' seccato. Perché lui metteva sempre il maestro Zacconi alloggia all'hotel Hilton, il resto della compagnia è pregata di alloggiare altrove. Allora non li vedeva vedere. Allora questo qui dice: no, con me ha problemi? No, tutto bene, noi c'è solo il problema, gli attori non mangiano da 3 settimane, insomma sono smagriti, hanno difficoltà proprio nell'esecuzione. Cioè, la buttava un po' sul tecnico, sull'artistico. Lui dice: beh, ma che problema c'è? Siamo a Livorno, c'è il mare, c'è il pesce. Cioè lui voleva che loro andassero a pescare nutrendosi, sì, dei propri. Crudo. Questo era il teatro. Certo. Invece l'adattamento. Scrittura. L'adattamento di Vitaliano Trevisan. Io lessi, io sono, faccio parte della giuria del premio Riccione, che è il premio italiano più riconosciuto, forse più importante per quello che riguarda la drammaturgia contemporanea. Due anni, la scorsa edizione, lessi un testo di Vitaliano Trevisan che era un adattamento di un testo minore di Goldoni, La bancarotta, e mi colpì l'immediatezza che era riuscito a dare a questo adattamento di Goldoni nel rispetto di quella che era l'opera di Goldoni. E quindi quando ho deciso di mettere in scena il Riccardo, ho detto: in realtà la messa in scena del Riccardo è molto legata a Vitaliano, nel senso che probabilmente non l'avrei messo in scena il Riccardo classico, perché non sarei stato in grado di farlo bene, perché non l'avrei profondamente capito come ho capito il suo adattamento. E questo forse è uno dei miei pregi, quello di non capire le cose troppo difficili, ho bisogno di leggerle tante volte. E quindi questo fa sì che io debba in qualche maniera avvicinare alla, non dico, non sono scemo, ma insomma preferisco, non so, anche un po' scemo, ma preferisco le cose che capisco, diciamo, già alla quarta lettura. Ecco, se vado oltre la settima c'è qualche problema per quello che mi riguarda, chiaramente. Poi invece fortunatamente c'è gente che capisce la prima lettura cose molto più difficili e fanno bellissime cose altrettanto. Magari non capiscono bene. Magari non capiscono bene e si affidano all'autore. Ma e quindi chiesi a Vitaliano di fare un adattamento del Riccardo III nella direzione che aveva utilizzato per l'adattamento di Goldoni, cosa che lui ha fatto, e l'ha fatta in maniera fantastica, e lì ho deciso: va bene, si può fare, l'ho capito.
Io pensavo, appunto, è curioso Vitaliano Trevisan, perché Vitaliano Trevisan ha fatto una parte terribile al cinema, Primo Amore, sì, cioè, lui è Riccardo III, cioè, non è Riccardo III, è un sacco di altri cattivi, ma fa paura. Sì, in realtà un mostro come Riccardo III. Sì, che poi in realtà, non, come sempre succede con i veri cattivi, certo. non lo è. È una persona molto chiusa, molto timida, anzi quasi spaurita dalla vita, molto mite. Però ha una faccia molto giusta sarebbe stato per Riccardo III. Infatti mi sono chiesta se ci hai mai pensato di farlo fare a lui. Non vuole farlo. Non vuole farlo. Non vuole farlo. Ci sono delle domande? Io voglio intanto rinnovarvi, se questo documentario vi ha destato interesse, vorrei ricordarvi che noi domani debuttiamo al Carignano, dove stiamo 2 settimane, quindi chi avrà voglia di essere coinvolto da un gigante cattivo, noi siamo lì e lo vedete in 3D, quindi è eccezionale. Io prima di chiudere vorrei ringraziare le persone che hanno collaborato con me a questo lavoro, che sono in sala, che sono la montatrice, che è Brunella Perrotta. Poi l'assistente alla regia Angela Novak, Massimo Spano, che ha creduto con me al progetto e poi da un certo punto in poi l'ha coprodotto, e Beppe Attone del Luce, che anche lui ha creduto al progetto, ha fatto sì che diventasse poi un DVD e un film che poi vedremo al cinema. Perché la cosa curiosa è la distribuzione. Questo è interessante. Questo esce al cinema. No, una cosa interessante, si è pensato di fare che dove Alessandro sarà col suo spettacolo, di volta in volta, ci sarà un cinema che proietta il film. Quindi ci sarà un approfondimento reciproco, cioè il cinema che porta al teatro e il teatro che porterà al cinema. Questo mi permetterà di seguire anche il film e quindi di presentarlo nelle varie città, e credo che è una cosa assolutamente nuova, va dato merito non solo a Spano ma all'Istituto Luce, insomma è una cosa coraggiosa ma molto importante secondo me, perché questo Riccardo veramente è uno spettacolo che acchiappa i giovani e probabilmente gli permetterà, se sono convinto che li avvicinerà al teatro, e se verranno a vedere Riccardo, secondo me avranno voglia di capire anche come abbiamo fatto a farlo. Parla anche di cose molto contemporanee. Credo molto di moderne. Sì, credo di sì. Infatti, credo la cosa curiosa, ho visto in alcune piccole, a volte poi reazioni con 3 o 4 persone amiche che anche fanno parte del mondo dello spettacolo. Per esempio, la sorpresa di tutti di scoprire che gli attori si truccano da soli a teatro. Cioè, quello è molto bello, devo dire che. Vedo molti, cioè, io lo sapevo, però è molto bello perché al cinema nessuno si trucca, neanche tutti. No, è quello appunto. Quindi, oppure vedere come una scena. Cioè, ti accorgi, ho visto persone che alla fine hanno detto: ma avrei voglia di vedere lo spettacolo adesso, perché è talmente incuriositi dalla cosa che veniva voglia molto, di. È molto accattivante, cioè questo fa venire voglia veramente. ed è curioso, perché proprio la cosa che molti, ho visto su 10 persone, 9, ma gli attori si truccano da solo, ma la memoria funziona. Per esempio, io una delle scene che amo di più, a parte quella, è quando tutti gli attori stanno facendo la memoria. Perché lì veramente ti accorgi che ognuno era nel suo mondo. Io con le macchine li riprendevo, loro neanche si accorgevano di questo, e trovo, secondo me, una delle, diciamo, delle scene più riuscite, perché veramente lì è una mosca che aveva una telecamerina nascosta e riusciva a seguire quel tipo di cose. Anch'io devo ringraziare, non ringrazio il Teatro Stabile del Veneto perché lo dirigo, quindi insomma mi ringrazio, grazie, prego. E poi voglio ringraziare Franco Glavari, che è qui, che è il produttore privato dello spettacolo, che è un grande produttore, è il più bravo produttore privato di teatro in Italia. Voglio ringraziare il Teatro Stabile di Torino, che ha coprodotto il nostro spettacolo, e Lugano in Scena, che ha anche dato il suo apporto. Quindi sono i produttori teatrali dello spettacolo. E io rinnovo invece il ringraziamento a Massimo Tamaglio, che per quello che poteva mi è stato sempre vicino in questa cosa. Basta, cosa posso... Break a leg. Break a leg? Spero di vedervi a teatro, se non vi vedrò vi vengo a cercare. No. Vestito come avete visto. Venite. Grazie. Grazie. Grazie.